Quest'oggi i migliori calciatori del passato e del presente uniranno le loro forze per decretare qual è la miglior squadra di tutti i tempi. Se non avete mai visto un mio imperialism, le regole sono semplici. Io girerò questa ruota per sorteggiare la squadra che giocherà e questa freccia per capire in che direzione attaccherà. Se ad esempio tocca al Barcellona e quest'ultima dovrà attaccare ad est, il Barcellona giocherà contro la Juventus. Ma signore e signori, benvenuti in questo nuovo imperialism di Parris, edizione passato e presente. Parris, ci ricordi cosa succede se si vince la partita? Chi vince non solo conquisterà il territorio della squadra sconfitta, ma in più ruberà il suo miglior calciatore. E ripeterò questo procedimento fino a quando non sarà rimasta una sola squadra sull'isola. Ma prima di iniziare vi devo dire un'ultimissima cosa. Ci sono calciatori che hanno giocato in più squadre. In quel caso la squadra in cui giocherà in questo imperialism è stata scelta casualmente. Mi è arrivato il momento di iniziare, la prima squadra a scendere in campo è il Manchester United. Manchester che attaccherà a ovest, un po' nord, e ad ovest c'è il territorio della Juve. Van Nistelrooy, ultimazione offensiva del primo tempo e del Manchester, Charlton in mezzo per Park Ji-sung e Szczęsny fa un miracolo. Non so se l'arbitro lascia giocare questo calcio d'angolo e lo fa giocare nonostante il recupero sia finito da 2 minuti. Bruno Fernandes in mezzo, Rooney, ancora Szczęsny, ma questa volta l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Stiamo ancora 0-0. Van Nistelrooy, Manchester che è ancora in avanti, gran cross in mezzo, miracolo di Szczęsny al 70esimo. 88esimo, partita che ha gli sgoccioli. Marchisio, filtrante per Baggio, gran palla, Baggio, Baggio all'ultimo minuto di gioco la mette dentro, Roberto Baggio, e fa l'1-0 per la Juve. Marchisio spazza questa palla e la Juventus vince di corto muso. E la Juventus non solo ruba il territorio del Manchester, ma potenzia anche il suo reparto difensivo. Rio Ferdinand vestirà la maglia bianconera. E la prima partita è stata stupenda, ma in questa ruota ci sono squadre che hanno vinto un sacco di trofei, Champions League. E a proposito di Champions League, tocca al Milan. Milan che attaccherà a nord, un po' ovest, e a nord c'è l'Arsenal. Baresi, gran recupero, la dà filtrante per Gullit. Gullit, Gullit! E al 78esimo arriva il gol del Milan, l'1-0, lo fa Gullit. E dopo 93 minuti di gioco l'arbitro dice che non c'è più tempo, il Milan rimane sull'isola. E non solo si espande verso nord, ma a Milano atterra un calciatore francese fortissimo, Henry. La prossima partita è tra l'Ajax e il Real Madrid. E anche se la squadra olandese è passata in vantaggio, non ha potuto nulla contro i due Ronaldo. Prima il fenomeno e successivamente Cristiano. La partita termina 2-1 e Real Madrid prende il territorio e Cruyff. E già questo Real Madrid era fortissimo, figuratevi con Cruyff. La prossima squadra a scendere in campo è il Bayern Monaco. Bayern che attaccherà a nord, precisissimo, e a nord c'è il Paris Saint-Germain. Ribéry, filtrante per Klose. Klose davanti a Donnarumma! E il portiere italiano non ne può nulla, il Bayern passa in vantaggio. Ginola, c'è Kylian Mbappé in mezzo. Viene servito Mbappé davanti a Neuer! E arriva subito il pareggio del Paris Saint-Germain, 1-1. Müller per Klose, attenzione, autore dell'1-0. Klose calcia! Ma è infermabile! Miroslav Klose fa il 2-1. Non ci sono stati gol nel secondo tempo e allora il Bayern rimane sull'isola. E questa vittoria è importantissima perché non conquista solamente il territorio, ma il Bayern ottiene anche il mio calciatore preferito, Kylian Mbappé. La prossima squadra a scendere in campo è l'Atletico Madrid. Atletico che attaccherà a nord e si rimane in Spagna. A nord c'è il Barcellona. Xavi per Samuel Eto'o. Attenzione, palla che arriva a Ronaldinho. Ronaldinho! E il Barça passa subito in vantaggio, 1-0. Ma che squadra! Neymar per Agui, in mezzo per Samuel Eto'o, che la mette sotto la traversa e fa il 2-0 per il Barcellona. Lionel Messi, davanti c'è Ronaldinho o Samuel Eto'o. Viene servito il gaucho. Samuel Eto'o! Ma che azione del Barcellona, che chiude la partita al 75esimo. Barcellona che si espande verso sud e acquista Rodri. A nord c'è lo scontro tra Tottenham e Benfica, che finisce 1-0 con un Eurogol di Rafa Silva. Club portoghese che si espande e acquista Harry Kane. E la prossima squadra a scendere in campo è il Manchester City. Il Manchester City a sinistra, l'Inter a destra, al Milan, e ha beccato proprio l'Inter. E questa partita è stata un'incredibile finale di Champions League. Vediamo
vediamo cosa accadrà in questo Imperialism. Milito, filtrante per Nicolò Barella, Lautaro Martinez sulla linea del fuorigioco, Lautaro, gran palla, purtroppo è solo, Lautaro deve fare tutto da solo, Lautaro deve fare tutto da solo e lo fa benissimo, al 36esimo, l'Inter è in vantaggio, Yaya Touré per Haaland, attenzione, un gran mancino, Sommer, secondo miracolo della gara al 51esimo, Schneider per Figo, c'è Diego Milito in mezzo, palla che gli arriva, il principe Diego Milito fa il 2-0 al 58esimo, tempo di recupero che è finito, l'arbitro fischierà brevissimo e adesso arriva il fischio finale, l'Inter vince 2-0, Inter che con questa vittoria fa il colpaccio, non conquista solamente il territorio del City ma prende anche il miglior centrocampista del calcio di oggi, Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore dell'Inter, la prossima a scendere in campo è il Real Madrid, Real Madrid che attaccherà a est, un po' nord, e quello è il territorio del Liverpool. Non ci sono gol nei 90 minuti e quindi la partita prosegue ai rigori. Ma Casillas para i primi due e da lì la partita è in discesa per i Blancos, che vincono la serie di rigori e si portano a casa Van Dijk. E questo Real Madrid era già forte e adesso è fortissimo. La prossima a scendere in campo è il Chelsea. Chelsea che attaccherà a sud-est e si giocherà a Torino. Tocca alla Juve. Lampard per Drogba, attenzione, gran palla! La traversa trema ancora al quinto minuto, il Chelsea ha rischiato l'1-0. Chelsea che continua ad attaccare, Kanté calcia! Szczęsny in calcio d'angolo, solo Chelsea in questo primo tempo. Federico Chiesa avanza palla al piede, Chiesa fa tutto da solo, Chiesa... Chiesa, la de mezzo per Trezeguet! E la prima azione offensiva della Juve arriva al 65esimo, calcio d'angolo. Calcio di punizione da una mattonella interessantissima e ci sono sia Lampard che Drogba. Lampard parte col destro! Miracolo di Szczęsny! Ed è stata una partita bellissima e ricca di emozioni, ma non ci sono stati gol. Chi rimane su quest'isola si deciderà ai calci di rigore. Assoluta parità all'ultimo rigore. Trezeguet parte con il destro, spiazzato check, la Juventus è in vantaggio. E se James sbaglia questo rigore, il Chelsea è fuori. James contro Szczęsny... Alla meglio, il portiere della Juventus. Il Chelsea è fuori dall'isola e la Juventus è ancora in gara. E la Juventus conquista tutta la zona nord-est e potenzia anche il giocatore tre pali. Cech sarà il nuovo portiere della Juventus. E la prossima squadra a scendere in campo è il Borussia Dortmund. Borussia che attaccherà a sud-ovest. E a sud-ovest c'è l'Inter. Palla per Milito. Azione interessantissima per l'Inter. C'è Schneider tutto solo in mezzo. Viene servito Schneider! E tira una fucilata al 41esimo, Inter 1, Borussia Dortmund 0. Benzebaini per l'azione offensiva del Borussia Dortmund. Brandt, c'è Lewandowski in mezzo, c'è anche Royce, viene servito Royce. Lewandowski calcia e Cordova mette il piede in mezzo tra Sommer e il tiro di Lewandowski. Ci sono state pochissime azioni in questa partita, il tempo di recupero finisce adesso e finisce anche la partita. L'Inter rimane in questo Imperialism. Inter che non smette di espandersi e acquista anche un ottimo attaccante. A terra a Milano, Robert Lewandowski. E con il Borussia Dortmund fuori dall'isola rimane una sola squadra tedesca che non delude e vince i rigori contro il Benfica. Harry Kane torna al Bayern Monaco e queste sono le ultime 6 squadre rimaste. E queste ultime 6 squadre hanno fatto la storia del calcio. La prossima a scendere in campo è il Barcellona. Barcellona che attaccherà a sud-est. E a sud-est c'è il Milan. Seedorf controlla. Può crossarla in mezzo. Lo fa Nesta. Ter Stegen e Jokan se lo spazza. Milan che però rimane in avanti con Pirlo. Gullit. Gran controllo. Ter Stegen fa il secondo miracolo in 2 minuti. Ronaldinho per l'azione offensiva del Barcellona. Calcia da fuori. Maignan nega il gol a Ronaldinho. Ancora 0-0. Milan che può ripartire in contropiede. Anche l'uomo in più. Attenzione. Shevchenko. Shevchenko, gran palla. È in aria. Shevchenko perde palla. Palla che gli rimane. Andri. Shevchenko. 1-0 Milan. Ma l'arbitro dice che così può bastare. Il Milan vince 1-0. E il Milan con questa vittoria raggiunge il centro dell'isola. Ed è inutile dire che si torna sempre dove si è stati bene. Ronaldinho torna al Milan. 5 squadre rimaste. La prossima a scendere in campo è di nuovo il Milan. Milan che attaccherà a nord-ovest. E a nord-ovest c'è il Bayern Monaco. Ribery dietro per Müller.
Paperone di Maignan, ma in qualche modo si salva questo Milan. Kakà, oddio, Gullit! E Neuer fa un miracolo, non so se sia più errore di Gullit o miracolo di Neuer. Ma il risultato non cambia, ancora 0-0. Kakà, Ronaldinho, 1-2, Van Basten in mezzo per Gullit! E questa volta entra, al 36esimo, Gullit fa l'1-0 per il Milan. Paolo Maldini per Gullit, in area di rigore, Gullit in mezzo per Van Basten! Un tiro potentissimo che Neuer non può mai parare. Milan 2, Bayern Monaco 0. Tempo di recupero. Recupero che è finito, il Milan vince 2-0 contro il Bayern Monaco e diventa gigante. E non solo diventa la più grande dell'isola, ma acquista quel calciatore che è partito dal Paris Saint Germain. Kylian Mbappé indosserà la maglia del Milan. Rimangono solamente 4 squadre e 3 di queste sono italiane. La prossima a scendere in campo è Real Madrid. Real Madrid che attaccherà a sud. E a sud c'è l'Inter. Barella cerca spazio, trova De Bruyne. Schneider, di nuovo per Barella, ancora. Ora Schneider, triangolano benissimo i due, Barella in mezzo per Lewandowski! Che azione dell'Inter! 1-0 al 36esimo, Robert Lewandowski! In mezzo per Kevin De Bruyne, attenzione, c'è Schneider tutto solo, Schneider in mezzo, De Bruyne! E l'Inter raddoppia il vantaggio all'inizio del secondo tempo con Kevin De Bruyne! Ma purtroppo la partita non va secondo i piani, segna prima Ronaldo il fenomeno e subito dopo Zidane. Partita che finisce 2-2, ai calci di rigore. Blanc per il primo rigore dell'Inter. Parte con il destro. Casillas para, rigore calciato malissimo. Zidane contro Sommer. Indovina il lato, ma non basta. 1-0 Real. Lewandowski deve assolutamente segnare. Mamma mia, Casillas para anche questo. Ronaldo il fenomeno. E vabbè, figurati se non segna. Portiere spiazzato. Diego Milito, ti prego, mettila dentro. E vabbè, però non ci voglio credere. Cruyff contro Sommer, portiere spiazzato, il Real fa 3-3 e l'Inter sbaglia tutti i rigori. Il Real Madrid arriva in semifinale. Due cose sono certe, la prima è che il centrocampo del Real Madrid diventa una cosa mostruosa e la seconda è che il Milan giocherà questa semifinale. Bisogna capire solamente se giocherà contro la Juventus o contro il Real Madrid. E derby italiano, la semifinale è Juve-Milan. Del Piero, attenzione, in mezzo per Trezeguet, Baggio riceve palla! Che miracolo di Maignan! Al 13esimo l'avevo vista dentro! Baresi controlla palla, la dà Kakà che la mette in mezzo per Van Basten! 1-0 Milan alla fine del primo tempo! Juventus che dovrebbe sfruttare la superiorità numerica ma non riesce a trovare spazio. Trezeguet, attenzione, Marchisio! Come non detto, arriva il pareggio della Juve con Claudio Marchisio. 89esimo, Riccardo Kakà sulla fascia destra. Kakà la cross in mezzo, Seedorf! E check, la manda in calcio d'angolo. Tra Milan e Juve finisce 1-1. Questa semifinale si deciderà ai calci di rigore. Alessandro Del Piero, primo rigorista, contro Maignan. Indovina il lato, Mike Maignan. Van Basten contro check. Milan 1, Juventus 0. Roberto Baggio parte con il destro e Maignan para due rigori di fila. E allora Ronaldinho per il 2-0 Milan, portiere spiazzato ancora una volta. Claudio Marchisio, autore del pareggio. E vabbè, ma che cosa sto vedendo? Seedorf contro check, portiere spiazzato 3 volte su 3. Il Milan vince calci di rigore contro la Juventus. E la finale di questo imperialism è Milan-Real Madrid. Ma il Milan, prima di giocare questa finale, deve prendere un calciatore dalla Juve. E quel calciatore è Roberto Baggio. E questa finale non è affatto casuale. Real Madrid e Milan sono le due squadre con più Champions League al mondo. Signore e signori, benvenuti a questa finale. Sta attaccando solamente il Real Madrid in questa partita. Zidane dalla bandierina, la crossa in mezzo, Shevchenko spazza, De Bruyne controlla con il petto, ancora Zidane, ancora De Bruyne in area, la de mezzo per Ronaldo il fenomeno che calcia col mancino, il calciatore che probabilmente è il più forte di sempre la mette dentro e fa l'1-0. Vinicius che è appena entrato, palla per De Bruyne che riesce a controllare, De Bruyne in area, calcia, è incredibile questo Real Madrid, 2-0, ma il Milan non ha fatto un tiro in porta e l'arbitro fischia la fine della partita. Il Real Madrid vince 2-0 contro il Milan e dopo un imperialism bellissimo, il Real Madrid può alzare la coppa di questo video. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qui e iscriviti, così non ti perderai i prossimi video.